Sono circa 14.500 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nelle Marche fino a questo momento su 17.750 fiale consegnate. Una cifra che pone la regione fra i primi posti nella classifica nazionale e alla quale ieri si è aggiunta una nuova fornitura di 11.700 vaccini da somministrare secondo i protocolli ministeriali. Il prossimo step riguarda residenze per anziani e case di riposo. All'RSA di Villa Fastigi si dovrebbe cominciare tra domani e venerdì, così come nelle strutture di Cagli e Macerata Feltria. Si passa dunque alle categorie più fragili dopo la vaccinazione massiccia per il personale medico ospedaliero. Più di 400 i medici che si sono sottoposti alla profilassi anti-Covid domenica all'ospedale di Muraglia. Fra questi anche il medico dermatologo Anna Maria Gubbini. Noi medici appunto dobbiamo essere un esempio, siamo stati i primi e siamo un po' l'esempio per tutti i nostri pazienti, perché in questo periodo così triste, così da incubo, dove sia la parte sanitaria che quella sociale, che anche quella economica, subiscono una grossa crisi e sta andando anche sempre un po' peggio, non è che le cose vanno per il meglio, il vaccino rappresenta un po' l'unica opportunità, l'unica possibilità di soluzione in questo momento. Sono sempre, rispetto all'anno scorso, mi sembra che si dica, le statistiche dicono che siamo anche in un periodo ancora peggiore rispetto all'anno scorso, e tanti medici sono morti durante l'anno scorso in tutto il mondo, tanti operatori sanitari, tanti pazienti, per cui, visto che le cose vanno così, io credo che non ci sia dubbio, cioè facendo il vaccino, riuscendo magari ad arrivare a un'immunità di gregge, questa può essere l'unica soluzione. Penso che un medico, sia per gli studi che ha fatto, per la farmacologia che ha studiato, sia per il grande vantaggio che hanno dato i vaccini negli anni, nei decenni passati, cioè i vaccini hanno sconfitto tante malattie, quali non so, il vaiolo, il morbillo, la poliomielite, il tetano. Cioè, quindi i vaccini hanno salvato milioni di persone. Guardi, parlavo stamattina con un collega e si diceva questo, che i vaccini hanno salvato milioni di persone e sono secondi soltanto alla potabilizzazione dell'acqua. Per cui con queste, poi oltretutto alcuni pazienti possono pensare alla non sicurezza del vaccino, ma considerando che le aziende che producono vaccini sono aziende importanti, che voglio dire serie, oltre a questo non è che se un'azienda produce il vaccino viene subito messo in commercio, ci sono delle agenzie quali l'FDA americano oppure l'Agenzia Europea del Farmaco e anche l'Agenzia Italiana del Farmaco. Praticamente il vaccino, come tutti i farmaci, deve superare vari livelli prima di essere messo in commercio. Oltre a questo, se dei pazienti hanno delle patologie o delle allergie particolari, viene eseguito il vaccino nel dubbio. Per cui è chiaro che anche la fragola può dare l'orticaria, può dare un'allergia, un vaccino può dare degli effetti collaterali, ma mettendo sul piatto della bilancia il Covid e gli effetti collaterali del vaccino, direi che i dubbi non ci possono essere.